Dal libro Dal trasmettere al comunicare di Danilo Dolci. Ogni rapporto vivo è bidirezionale. Partito da questo paese riccamente addormentato anche di giorno, torno a Partinico, dove vivo da anni. Dopo una mattinata di lavoro esco e che vedo? In fondo alla piazzetta, dalla soglia di una casa, un vero albero di gelsomino si impergola verso il tetto e un uomo piuttosto anziano, un ometto, con le mani vi sta facendo qualcosa che non capisco. Salgo in macchina poiché devo andare verso casa. Arrivo al fondo della piazzetta. Voi sapete che i fiori del più comune gelsomino, appena compiuti, cadono integri. Nelle Hawaii, capigliature femminili scure fioriscono di gelsomini di hibiscus non strappati alla pianta. Mi avvicino e guardando quelle dita tra le frasche domando: che stai facendo? Quasi a giustificarmi aggiungo: forse vuoi fare tè? Lui volta la sua faccia pulita. Sto prendendo fiori da mettere intorno alle fotografie di mio padre e mia madre. Dentro mi sento trasalire. Io passo per poeta e penso al tè di gelsomino. Lui ritenuto incolto, lui cresciuto fuori della scuola, in quale splendido rapporto è con la fonte della sua vita. Vedendomi un po' sbalordito, si avvicina e mi dà tutti i gelsomini di cui aveva colme le mani. Tieni, ti profumano la macchina. Io più smarrito che mai, poso nella macchina questo candore tenero e vado. L'indomani, appena finisco il lavoro mattutino, sento il bisogno di incontrarlo. Desidero dirgli quanto ho imparato da lui. Nella piazzetta lo vedo, mi avvicino. Appena riesco a dirgli: ieri ho imparato molto da te. Mi tronca amabilmente la frase. Non accetta che io sia su un piano diverso dal suo e immediatamente mi domanda: che dicevi ieri? Si può fare il tè anche con il gelsomino? Quale il nesso tra le piccole parabole e il nostro tema? Ho domandato. Un evento di valore si stava compiendo già senza la mia presenza. Quando sono arrivato e ho domandato rispettosamente, quell'evento si è ulteriormente sviluppato. Che lui non accettasse di essere su un piano diverso dal mio, più alto del mio, mi era enormemente importante. Pensavo, se questa non è cultura, io non so cosa è cultura. Se Antonio avesse studiato, per esempio, pedagogia, la pedagogia tradizionale, so la gravità di quanto dico, avrebbe forse disimparato quello che lui ormai distinto sapeva. Che sapeva? Sapeva, sa, e non è il solo tra la gente semplice, che un rapporto esclusivamente unidirezionale è un rapporto violento, non solo con la testa, lo sa, con la sua vita. Ma cosa significa questo? Sappiamo che significa. Se in questo momento entrasse dalla porta Luca Cavalli Sforza, per esempio, il biologo che a Stanford dirige il reparto di genetica, e gli domandassimo: che cosa arriva dall'embrione alla puerpera? Che ci risponde? Ho provato a domandarlo a lui e ad altri. Ancora non sappiamo esattamente. L'uomo di scienza possiede il coraggio di confessare
non so quando non sa. Da questa forza attinge la tensione a cercare oltre. Se insistiamo dicendo, ma questa donna ogni giorno diventa diversa, dalla sua forma lo vediamo e dall'alone che questa donna si adatta a creare, anche se pare una contraddizione parlare di adattamento alla creatività. Cavalli Sforza, o chi per lui, lo scienziato, potrebbe dire, ecco quanto arriva la donna dall'embrione. Proprio questo adattamento alla creatività. Si è creduto per molto tempo, sottolineerebbe, cioè, che un cordone ombelicale è unidirezionale, ma non è vero. Il cordone ombelicale, come ogni rapporto vivo, è sempre bidirezionale. Approfondiamo l'immagine. Considerando uno zigote, l'ovulo fecondato dal genere maschile, cellula progenitrice nei suoi primi giorni. Lascia l'ovaio e scende lentamente ancora libero, duplicandosi secondo un preciso piano genetico, ad annidarsi entro l'utero. Costruendo, comunica entro sé e prima che le sue energie si esauriscano, avvisa la madre, ancora forse ignara, provando a farsi riconoscere, espandendo attorno villi infinitesimali, cerca inserirsi nel tessuto materno. L'iniziativa viene dallo zigote per tradursi in un processo di crescita reciproca. Dallo zigote contenente il progetto della sua futura vita, quei futuri trilioni di cellule che siamo noi. Dallo zigote che diviene embrione, muove l'iniziativa di chiamare, e richiamare quanto gli necessita per crescere. Se si rompono i villi, che succede? Muore il quasi embrione, ma muore anche questo adattamento creativo della donna. Pretendo forse proporre modelli strettamente biologici ai rapporti sociali? Cerco soltanto evidenziare come soltanto ogni rapporto vivo in cui ciascuno cresce, pur strettamente complesso e contraddittorio, esprime reciproco adattamento creativo. Non qualche Deus ex machina ci occorre, ma un sempre più vero modo di vedere. Voglio dire che se un bambino sta andando sotto un tram, non dobbiamo salvarlo con uno strattone. Se una macchina si buca una ruota e che guida non sa come fare, non dobbiamo aiutarlo. Non sto dicendo che un rapporto esclusivamente continuativamente unidirezionale non è vitale. Senza dilungarmi, vorrei chiarire questa prospettiva con un altro piccolo esempio, poiché oltre alla organolettica difficoltà del percepire, ritengo siamo precondizionati a vedere eventi diversamente da come sono. Il modo di vedere matura o appassisce nei secoli. Ne sanno qualcosa Copernico, Galileo, Newton, Pasteur, Einstein. I poeti che inappagati tentano per venire a una nuova visione del mondo, a una sempre nuova visione della vita. Un giorno, con un gruppo di bambini nella scuola sperimentale di Mirto, in Partinico, abbiamo cercato di studiare una mela. Accordatici prima, piccoli adulti, qualcuno aveva portato mele, almeno una per ciascuno, e qualche coltello non troppo tagliente. Ognuno ha iniziato a osservare la buccia, tastare, odorare, sezionare la polpa succosa e in seguito masticare. Abbiamo poi ascoltato dai bambini le loro scoperte e questi pronti ancora a scaturire interrogativi, ancora freschi, non incalliti come sovente noi, cominciano a scovare, come potete immaginare. Uno, ah, ho capito, come la gallina fa le uova, così un albero di mele fa le mele. Finché, in un certo momento, nasce un problema. Guardando il picciolo, una piccola domanda.
Ma questo cos'è? Un'altra. Questo è per tenere su. Ma un altro. Non sarà solo per tenere su perché prima è piccolo il frutto e poi diventa grande. Allora la prima osserva. Probabilmente entra qualcosa per lì. Che avviene nel peduncolo? Ascoltavo pensando al cordone ombelicale, ma non sapevo rispondere. Forse nei prossimi giorni potrò dirvi qualcosa.